Buon pomeriggio a tutti, benvenuti agli ascoltatori della Bussola TV. Diamo il benvenuto alla dottoressa Francesca De Falco, ricercatrice presso l'Università di Plymouth nel Regno Unito e vincitrice dell'Emmy Award con una tesi sulle microplastiche. Cioè, appunto, la dottoressa Francesca De Falco si occupa di plastica e microplastiche. Tesi svolta presso l'Università Federico II di Napoli in collaborazione con l'ICTB del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ciao Francesca, benvenuta. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ecco, oggi siamo qui a parlare di un problema importantissimo, il problema della plastica e delle microplastiche, che a volte sembra non riguardarci, ma che quotidianamente ci tocca la vita di ognuno di noi, anche come consumatori, ma anche come persone che guardano la fine che sta facendo il nostro pianeta, dato l'elevato tasso di inquinamento e l'elevato numero di rifiuti che ci sono negli oceani. Infatti possiamo vedere che secondo una ricerca del Parlamento europeo del 2018 ci sono più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. Ma vogliamo chiederti che cos'è la plastica come materiale, che cosa sono le microplastiche e soprattutto che effetti hanno sul pianeta. Sì, bene, allora, per plastica in generale si intende un materiale che è comunque formato da macromolecole, da polimeri, quindi diciamo sostanze che hanno delle catene molto lunghe con unità ripetitive e questi materiali poi possono essere fusi e comunque poi diciamo prodotti per fare diciamo degli oggetti di utilizzo comune in diverse fasi produttive. Chiaramente, diciamo, il problema poi dell'inquinamento globale della plastica diciamo, raggiunge poi delle dimensioni molto più preoccupanti quando passiamo a parlare delle microplastiche. Per microplastica si intendono appunto sempre dei frammenti di plastica, ovviamente, che hanno però delle dimensioni molto piccole, quindi parliamo di dimensioni inferiori ai 5 mm. Quindi sono particelle che possono avere diverse forme, dalle diciamo, forme a sferica o anche piccoli frammenti o anche fibre, e che possono quindi, diciamo, nelle dimensioni più grandi possono essere visibili anche all'occhio nudo, ma chiaramente quando andiamo su dimensioni molto più piccole, poi diventa difficile, vederle e quindi, diciamo, rappresentano un problema veramente difficile da, quantificare e, da mitigare. Ma quindi quali sono gli effetti che hanno la dispersione, possiamo dire, soprattutto secondo varie indagini, soprattutto portate avanti dall'Unione Europea, dall'abbandono di rifiuti di plastica, soprattutto in monouso, sulle spiagge e negli oceani? Cioè, cosa può accadere, soprattutto anche perché queste microplastiche poi le possono ingerire gli animali e quindi poi arriveranno poi sulle nostre tavole. Quindi è una cosa molto comunque pericolosa. Sì, purtroppo diciamo, le microplastiche sono state ritrovate in diciamo, tutti gli ambienti del pianeta, quindi dagli ambienti acquatici, parliamo di, quindi, di mare, fiumi, laghi, ma anche nel suolo, anche in atmosfera, e anche in zone molto remote, come può essere il Monte Everest o anche diciamo, l'Artico. Purtroppo stiamo parlando appunto di sostanze che sono fatte di polimeri sintetici, quindi dei materiali che per la loro struttura chimica non degradano, non si decompongono nell'ambiente, ma persistono e quindi poi tendono ad accumularsi. E chiaramente, essendo presenti nell'ambiente, poi vanno a interagire con tutti gli organismi che sono presenti nel nostro pianeta, quindi dal plankton, dall'animale, diciamo, all'organismo più piccolo dell'ecosistema marino, fino chiaramente possono anche interagire con gli esseri umani. Al momento, diciamo, ci sono diversi studi fatti in laboratorio, per quanto riguarda gli effetti su soprattutto organismi acquatici, si è visto che in determinate concentrazioni comunque le microplastiche possono avere degli effetti tossici, sugli organismi. Chiaramente parliamo di concentrazioni molto elevate, ovviamente diciamo, per esigenze di simulazioni in laboratorio. Sugli esseri umani, diciamo, al momento non abbiamo ancora degli studi concreti, diciamo, una serie di dati affidabili che possiamo dire ci sono questi effetti piuttosto che altri, ma chiaramente noi siamo esposti alle microplastiche, sia per, diciamo, possiamo ingerirle o possiamo anche inalarle. E poi diciamo, da qui poi si deve appunto cercare di fare degli studi per capire quali sono gli effetti, però diciamo che la questione chiave è la concentrazione, come per tutti diciamo, gli inquinanti, la questione chiave è la concentrazione. Quindi ci sono
magari in questo momento non siamo arrivati a delle concentrazioni già critiche per cui vediamo degli effetti già devastanti sull'ambiente e sugli esseri umani, no, non siamo ancora sicuramente a questo punto, ma poiché sono materiali che una volta finiscono nell'ambiente rimangono lì, diciamo, non c'è modo per cui possano decomporsi, chiaramente se non agiamo già adesso che le concentrazioni non sembrano essere ancora critiche, rischiamo poi in futuro di raggiungere un punto, diciamo, critico da cui non possiamo più tornare indietro. Perfetto, tu poi hai, diciamo, svolto il tuo lavoro di ricerca che è intitolato Mitigazione dell'impatto delle microplastiche rilasciate dai processi di lavaggio di tessuti. Quindi ti sei occupata principalmente di questi esperimenti, sia in laboratorio sia, diciamo, nella vita, possiamo dire, reale, dell'impatto che hanno le microplastiche che sono contenute nei tessuti. Ci vuoi raccontare come si è svolta la tua sperimentazione? Sì, allora innanzitutto vorrei giusto spiegare che cosa si intendono per microplastiche rilasciate dai tessuti e perché i tessuti rappresentano una fonte di questi inquinanti. Innanzitutto, le microplastiche dai tessuti vengono rilasciate in maniera molto semplice, quindi banalmente quando noi facciamo una lavatrice ci sono tutta una serie di stress meccanici e chimici che subisce il tessuto, per cui si vengono rilasciate delle fibre di dimensioni molto piccole dal il tessuto madre. E, allo stesso modo noi possiamo rilasciare microfibre, diciamo, in questo senso quando indossiamo gli indumenti. Io ho fatto anche degli studi in cui abbiamo cercato di quantificare quante fibre possiamo rilasciare nell'ambiente semplicemente, diciamo, muovendoci, quindi facendo i nostri indossando i nostri comuni indumenti. E la mia ricerca, diciamo, ha avuto due scopi. È stato il primo quello di poter quantificare il rilascio di microplastiche da tessuti nell'ambiente, quindi sia in aria che in acqua, mettendo appunto, diciamo, diverse metodologie per giungere a questa quantificazione. E quello che abbiamo visto è che effettivamente i numeri sono molto alti, diciamo, un semplice lavaggio in lavatrice può rilasciare milioni di microplastiche. E chiaramente, diciamo, non tutte le microplastiche per le loro dimensioni possono poi essere trattenute dagli impianti di depurazione e quindi una parte comunque va a finire nell'ambiente. E facendo poi questi studi, quindi per quantificare il rilascio, ho visto quali possono essere i parametri che influenzano, quindi diciamo il tipo di tessuto, come è strutturato e anche, diciamo, l'utilizzo di un detersivo piuttosto che un altro, oppure anche proprio la scelta del programma di lavaggio. E quindi, diciamo, queste sono tutte indicazioni su delle azioni di mitigazione che possono essere fatte già in fase sia di produzione del tessuto, ma anche che possiamo mettere facilmente in pratica noi quando facciamo semplicemente il nostro bucato. Esatto, infatti oltre a quello che hai appena detto si potrebbe anche parlare e cercare di approfondire la tematica del fast fashion, quindi limitare questo, possiamo dire, consumismo sfrenato e anche comprare da determinate aziende, che invece dovrebbe essere contrastato da delle certificazioni, dagli interventi netti legislativi che vadino a porre in essere delle soluzioni che cerchino di normativizzare, no? Quelle che sono delle possiamo dire politiche aziendali scorrette, che vanno a corroborare appunto il fenomeno a cui noi assistiamo, quindi quello del fast fashion, soprattutto anche molta disinformazione, perché spesso i cittadini, le persone di qualsiasi comunque sia in Italia, sia in Inghilterra, che in altri paesi, si chiedono cosa possono fare i cittadini per limitare questo fenomeno. Allora, purtroppo, allora, io molte volte mi si fanno la domanda quali vestiti devo comprare per ridurre. Una risposta a questo purtroppo è difficile, perché allo stato attuale non abbiamo molta scelta su un prodotto piuttosto che un altro in termini di inquinamento. Quello che sicuramente aiuta a fare è un po' cambiare la concezione che noi abbiamo della moda e dell'acquisto, diciamo, dello shopping di indumenti, perché sicuramente il fenomeno del fast fashion non aiuta non solo l'inquinamento da microplastica, ma in generale un fenomeno che ha un impatto sull'ambiente incredibile. Comunque l'azienda tessile è la seconda più inquinante al mondo dopo l'aviazione, quindi cambiare un po' il modo in cui noi ci approcciamo alla moda, al fare il nostro shopping quotidiano, sicuramente ha un effetto che, diciamo, ci può avere un effetto su diversi fronti. Quindi sicuramente evitare il fast fashion, quindi evitare, diciamo, di questo comprare in maniera compulsiva indumenti che molte volte non sono di una qualità tale da resistere nel tempo, e quindi chiaramente
chiaramente avendo un indumento che ha una qualità minore, non solo diciamo può più facilmente rilasciare microplastiche, ma chiaramente poi dura anche meno nel tempo e quindi poi va gettato, dove va a finire, come viene smaltito, e poi diciamo noi ritorniamo a comprare altri indumenti. Quindi questo sicuramente è una prima, un primo modo, che mi rendo conto che a volte è difficile perché bisogna comunque cambiare un po' la nostra concezione e le nostre abitudini, però è sicuramente qualcosa che dobbiamo fare per ridurre il nostro impatto ambientale. Quindi è importante anche conoscere la sana informazione di quello che comunque accade nella nostra vita quotidiana, e ci sono ancora tante incertezze. Un'altra tematica che spesso anche ci viene chiesto di parlare continuamente della plastica biodegradabile, perché c'è molta confusione. Che cos'è la plastica biodegradabile, anche in virtù della direttiva dell'Unione Europea che ha messo al bando, possiamo dire, la produzione di determinati prodotti in plastica anche biodegradabile. Quindi il consumatore casomai va in confusione, perché nel momento in cui pensava di fare una scelta giusta dicendo io compro biodegradabile, però poi dopo, diciamo, possiamo dire l'innesto dell'Unione Europea è andato anche in confusione. Che cos'è la plastica biodegradabile, come bisogna orientarci nella scelta appunto del prodotto, del packaging anche più sostenibile? Sì, beh, per plastica biodegradabile si intende quindi una plastica che per azione di microrganismi, quindi microrganismi che deve per forza trovare nell'ambiente, si converte, diciamo, si decompone in sostanze più semplici. Quindi parliamo di anidride carbonica, acqua, sali minerali, biomasse e metano, a seconda se siamo in presenza di ossigeno o no. Quindi, diciamo, il problema principale che si è avuto finora con la plastica biodegradabile è che non c'è a volte una corretta etichettatura, una corretta informazione su che cosa sono e come vanno gestite, oltre poi anche a una mancanza purtroppo di standard e di metodi per poter testare effettivamente la biodegradabilità del materiale, perché chiaramente è un fenomeno che dipende dai microrganismi che il materiale incontra nell'ambiente. Quindi chiaramente, diciamo, può capirlo chiunque, i microrganismi non sono gli stessi per tutti gli ambienti naturali. Chiaramente se una busta deve biodegradare per esempio in acqua, c'è un ambiente di microrganismi completamente diverso da quello che si ha nel suolo, come si ha, diciamo, cambiamento nel suolo o nel mare, a seconda se siamo, non lo so, nel mar Mediterraneo, nell'Atlantico o in altri oceani. Quindi è una caratteristica sì del materiale, ma che dipende anche molto dal sistema, dall'ambiente dove va a finire. E purtroppo attualmente i metodi per poterlo testare, e quindi poi le certificazioni successive, diciamo, sono un po' lacunose su questa questione, che bisogna tener conto un po' dei diversi ambienti. Questo chiaramente poi non ha favorito una comunicazione anche corretta, perché ci sono molte persone che immaginano che essendo un oggetto in plastica biodegradabile si può lasciare nell'ambiente e magicamente scompare. Purtroppo non è così, ci sono dei tempi e, diciamo, in generale noi non dobbiamo lasciare cose nell'ambiente ora che siano biodegradabili o no, perché anche se un materiale biodegradabile ha bisogno di determinate condizioni, e chiaramente più rimane nell'ambiente, più rimane così accessibile agli organismi e alla fauna o alla flora, chiaramente poi costituisce un rischio. Quindi al momento c'è bisogno di un maggiore, diciamo, studio sia scientifico, ma anche poi aiutato da normative e da certificazioni che siano un po' più stringenti e che tengano conto di fattori che fino ad ora purtroppo sono stati un po' trascurati. Giustamente, giusto quello che tu hai detto, di un intervento, possiamo dire dall'alto, gerarchico, che venga dall'alto e che ci dica, ci faccia capire cosa è giusto comprare, che ci dia delle certificazioni chiare, che tutti siano in grado di poter capire e soprattutto di essere certi che quella certificazione è veritiera. Infatti mi collego da questo argomento a un'applicazione che è nata nel 2015, che si chiama Good on You, nata in Australia, dove queste persone hanno cercato di dare una corretta informazione, fornire un'informazione sui brand, quindi sulle grandi aziende, partendo dal quotidiano, da Zara, H&M, cose che tutti quanti noi viviamo ogni giorno, cercando di far capire se questa azienda lavora, possiamo dire, in sintonia con l'ambiente.
Però anche questa applicazione, che è sicuramente un buon punto di partenza, ci fa ben sperare, anche perché le nuove generazioni sono positive, si stanno impegnando per fronteggiare comunque il fenomeno del cambiamento climatico, tutti i suoi derivati, in tutte le sue prospettive. Però comunque questa applicazione è lacunosa, ha bisogno di aggiornamenti. Quindi cosa si può fare anche nel nostro quotidiano? Cosa possiamo fare per informarci, ma anche per aiutare l'ambiente in attesa comunque che la COP26 volga al termine, che non ce ne siano altre di COP26, ma che ci siano delle azioni concrete, che delle grandi potenze comunque si uniscano per un obiettivo comune. Mi chiedo, ci chiediamo tutti quanti noi anche ogni giorno cosa possiamo fare, oppure cosa si può fare per incentivare lo sviluppo, per esempio, di altre applicazioni, oppure uno sviluppo di una tecnologia incentrata in direzione ambientale, cioè come se tutto convergesse in direzione ambiente. Sì, beh, innanzitutto quello che purtroppo è necessario sono azioni legislative, quindi noi come cittadini sicuramente possiamo chiedere e possiamo votare per chi appunto ha intenzione di affrontare seriamente il problema, perché anche per esempio rispetto a queste applicazioni che sono semplicemente sono delle iniziative lodevoli, hanno comunque un loro impatto nel cercare di sensibilizzare, però poi appunto diciamo bisogna essere sicuri che poi l'accuratezza delle informazioni sia veritiera, e questo è possibile solo se c'è una trasparenza e un controllo sulle industrie. Purtroppo, per esempio, anche lo stesso te settore tessile c'è molta poca trasparenza dalle aziende su quello che veramente fanno, su come vengono prodotti i materiali, dove vengono prodotti, quali sono le diverse fasi produttive. Questo lo dico anche proprio io, diciamo, nel mio lavoro, a volte che ho chiesto ad aziende di avere informazioni maggiori su come producevano i loro tessuti, è stato quasi impossibile ottenerlo. Quindi dobbiamo chiedere di avere una maggiore trasparenza e delle certificazioni, dei controlli che siano effettivamente diciamo, validi, quindi che non ci sia, perché diciamo, purtroppo ora anche con queste app, comunque con molta comunicazione, si tende ad avere quello che è definito un greenwashing, quindi che ci sono molte aziende, sì, che promuovono iniziative, ci sono altre app che dicono sì, questo prodotto è meglio dell'altro, però poi di fatto quali sono le fonti, quali sono i dati, è tutto molto lacunoso, anche lì poi diventa tutto marketing. Quindi bisogna sempre avere un po' un atteggiamento critico verso e cercare appunto di capire quali sono le fonti, ma è necessario chiedere una legislazione, dei controlli, delle etichette sui prodotti più chiari, delle etichette che possono aiutare veramente, un po' come abbiamo anche quelle per gli alimenti, in cui oramai diciamo, ci sono un po' più o meno tutte le indicazioni su dove è stato prodotto, quali sono gli ingredienti. Dovremmo chiedere diciamo, un'etichettatura, un labeling un po' più chiaro, più certificato, più controllato anche di tanti diciamo, oggetti in plastica, anche poi su come dobbiamo poi correttamente smaltirli. Esatto, perché la plastica è importante precisare che non bisogna demonizzarla, cioè la plastica non è un nemico No. assoluto, ma bisogna individualizzare, relativizzare, cercare di capire qual è il problema, cioè nel momento in cui si produce un oggetto in plastica, che fine fa questo oggetto? Qual è il suo percorso di vita, l'inizio e la fine? Non bisogna produrre senza pensare a come non si sa finirà, dove finirà questo oggetto, ma cercare di produrre in maniera sostenibile, in maniera veritiera, sostenibile, cercando di dargli di non dare un grosso impatto ambientale, con questo oggetto in plastica. L'oggetto deve esistere e deve essere smaltito correttamente. Quindi è importantissimo, ricordiamo, fare la raccolta differenziata e assicurarsi, cercare anche nel nostro piccolo di informarci sulla, per esempio, un'azienda, nel momento in cui si sa che quell'azienda lavora in maniera sostenibile, scegliere come consumatori, come cittadini, possiamo dire come cittadini del mondo, di scegliere in maniera corretta, perché ogni nostra azione ha una conseguenza, e se noi ogni giorno già cerchiamo di cambiare mentalità, cerchiamo di proiettarci verso una modalità meno basata sul consumismo, ma sul riutilizzo, sul dare anche una seconda vita sia ad un indumento sia ad un oggetto, sicuramente il pianeta ci ringrazierà.
Sì, nel nostro piccolo possiamo sicuramente cercare di ridurre la produzione di rifiuti in ogni caso, quindi appunto come dicevi, di diciamo, ridurre, diciamo, magari evitare di scegliere prodotti che hanno un packaging eccessivo, quindi diciamo, poi produrre plastica su plastica che poi deve essere in qualche modo smaltita, ora che sia riciclata o altri modi. Quindi sì, sicuramente un'attenzione a questi aspetti e sì, cambiare, anche cercare appunto di riutilizzare anche per esempio il mercato del secondo, diciamo, di oggetti che sono già stati utilizzati, quindi del mercato dell'usato, può sicuramente essere anche una soluzione. Quindi cercare sì nel nostro piccolo un po' di cambiare, di vedere, diciamo, quante cose noi compriamo, quante cose poi noi buttiamo a fine mese, e cercare un po' nel nostro piccolo di ridurre e cercare di trovare soluzioni per diciamo, inquinare quanto più possibile e ridurre la nostra impronta ambientale. Perfetto, grazie mille Francesca per essere stata qui con noi oggi, soprattutto per averci dato informazioni corrette su quelli che sono anche tanti dubbi che quotidianamente le persone hanno. In bocca al lupo per tutto e ringraziamo i nostri ascoltatori per essere Certo. stati con noi. Sì, grazie agli ascoltatori e grazie soprattutto a voi per avermi invitata.